La magia del cioccolato, primo e 2 aprile, prima edizione. Hanno partecipato ben 16 espositori provenienti da tutta la regione. Si è tenuto presso il centro commerciale Nuovo Borgo un interessante evento dal titolo molto invitante, Magia del cioccolato. Uno show live di cosmetici al cioccolato, laboratori per bambini con la fabbrica del cioccolato, proprietà del cioccolato, acconciature al cioccolato, massaggio al cioccolato, degustazioni, caccia al tesoro. La manifestazione nella sua prima edizione è stata organizzata da 20 Fra Noi Communication, referente locale Emma Carfagnini, animatrice ed organizzatrice. È stato scelto un argomento veramente valido che mette d'accordo grandi e piccini, un alimento sano che ha notevoli proprietà benefiche per la nostra salute, il cioccolato. L'evento si è tenuto nei giorni scorsi per 2 giornate che hanno visto la costante presenza di clienti del centro commerciale che non si sono fatti sfuggire l'occasione per partecipare e gustare le specialità tutte al cioccolato. Presenti numerosi espositori che comunque hanno presentato prodotti legati a questo alimento, il cioccolato. Noi partiamo da prodotti abbastanza tradizionali come per esempio il cremino, che viene fatto seguendo la ricetta originale, ovvero macinando ancora le nocciole a mano, usando una lavorazione che è molto lunga ma che dà un sapore totalmente unico al cremino, quindi non è fatto con paste pronte. Quello che vedi accanto, questo è un gianduia nocciolato, la particolarità è che è un classico ma viene rielaborato da noi usando 2 tipi diversi di nocciole. Usiamo nell'impasto le nocciole del Piemonte, quelle tradizionali, ma dentro abbiamo messo delle nocciole di Viterbo che vengono tostate 4 volte. La differenza sta nel fatto che quelle viterbesi sono leggermente più saporite, quindi ti crea un contrasto dolce-salato. Quindi è una ricetta tradizionale che viene totalmente rielaborata però. Se quella è tradizionale e resta tradizionale, questo viene rielaborato. Poi quella, per esempio, è una nostra invenzione. Sono mirtilli rossi che vengono disidratati e mescolati per 3 ore a mano col cioccolato, fino a che col fondente ti sa di torta con le fragole come effetto. E con il bianco ti crea un effetto fresco, perché nel nostro bianco è molto bianco perché mettiamo molto latte anziché usare burri o oli vegetali o altre cose che rendono i cioccolati gialli. Una presenza importante ha caratterizzato le 2 giornate. Docenti e studenti dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso hanno cucinato ed offerto ai visitatori fettuccine al cacao e ferratelle con la Nutella. Abbiamo creato questo piatto appositamente per la manifestazione che era orientata verso il cioccolato, e quindi abbiamo preparato questo piatto che poi nasce dalla cucina classica. Il cioccolato nella pasta c'è sempre stato, insomma, è soltanto una riscoperta, una rivisitazione.